Le produzioni che si affacceranno sul mercato a luglio sono davvero poche. Il mese è stato inaugurato dalla riedizione PS4, Xbox One e Wii U di Guacamelee. La Super Turbo Championship Edition, arrivata sulle piattaforme di nuova generazione il 2 luglio, aggiunge nuovi stage ed una boss fight inedita al già ottimo Metroidvania targato Drinkbox Studio. Restando sulle piattaforme Nintendo, il 3 luglio segnaliamo l'uscita di Armillo, puzzle game con numerosi elementi platform. Il protagonista è in grado di appallottolarsi e correre a perdifiato in piccoli livelli, in cui dovrà raccogliere numerosi collezionabili e raggiungere il traguardo. Sviluppato in collaborazione con Nintendo, il titolo prevede una modalità multiplayer cooperativa e un'avventura principale della durata di circa 7 ore. Su 3DS arriverà invece il 4 luglio Pokémon Art Academy. Il gioco propone oltre 40 lezioni diverse per imparare a disegnare i propri Pokémon preferiti, sfruttando il touchscreen del Nintendo 3DS. Chiaramente indirizzato a un pubblico giovanissimo, grazie a un buon numero di strumenti differenti e numerosi aiuti, chiunque potrà ottenere risultati più che accettabili. L'11 luglio arriverà anche la versione retail di Wii Sports Club. Il gioco riesuma le vecchie discipline che caratterizzarono Wii Sport e relativo seguito, per riproporle con diverse migliorie. Dopo l'uscita episodica sull'eShop, questo mese il gioco si propone in una versione in scatolata che include tutti gli sport proposti. Il 15 luglio arriva invece su PlayStation 3, Xbox 360 e Abyss Odyssey. Si tratta di un side-scrolling brawler ambientato in un mondo fantasy dai toni dark. Tra le feature che spiccano si segnala la generazione casuale dei livelli, la cooperativa e la possibilità di impadronirsi delle sembianze dei nemici sconfitti. Ad alternare le sezioni platform, lunghi e complessi combattimenti con nemici mossi da un'intelligenza artificiale estremamente affinata. Il 23 del mese esce invece Oddworld Abe's Odyssey New and Tasty. È il remake HD di Oddworld Abe's Odyssey, titolo uscito originariamente nel 1997. Questa edizione presenta una grafica 2.5 con fondali tridimensionali completamente ridisegnati, colonna sonora remixata, un nuovo doppiaggio e due livelli aggiuntivi. Il mese si chiude in bellezza con The Last of Us Remastered. Il survival horror sviluppato dai Naughty Dog torna quindi a mostrare la bellezza brutale di un mondo distrutto dall'epidemia di Cordyceps, in un'avventura emotivamente intensa e davvero mastodontica in termini narrativi. Dopo l'edizione originale, su PS4 giunge una versione graficamente potenziata e munita di tutti i DLC.